Che vi devo dire, ragazzi? Che vi devo dire? Vi dico solo che la rabbia del mio video di ieri sera, del mio video post partita di Bodø/Glimt, stiamo parlando di Barcellona, non stiamo parlando di, che ne so, Paris Saint-Germain, non stiamo parlando di Real Madrid, stiamo parlando di, con tutto il rispetto sempre, Bodø/Glimt, Roma 6-1. La rabbia di ieri sera si è trasformata in quasi proprio rassegnazione, forse, cioè delusione, ovviamente, e non può essere altrimenti, e rassegnazione. Tra l'altro mi è venuta in mente questa cosa, che oltre alle parole durissime di Mourinho, e adesso ci arriveremo, insomma, ma il succo del discorso, insomma, è semplice, non è che ci si possa girare troppo intorno alle parole di Mourinho, cioè lui è andato diretto al punto, e attorno a quel punto poi girano anche altre cose. E cioè, la Roma, stavo dicendo, è la prima squadra a prendere almeno 6 gol in Champions League, Europa League e Conference League. Io tutto avrei pensato, ma mai avrei immaginato di prendere, di subire un'imbarcata simile in Conference League. Cioè, nemmeno dal Tottenham potevi subire una sconfitta simile, nemmeno dal Tottenham, perché il Tottenham, nei titolari, e sentite bene quello che dico, nei titolari, i titolari loro contro i titolari nostri, cioè, secondo me ce la giochiamo, anche perché abbiamo Mourinho in panchina, che per quanto anche lui è un essere umano e possa sbagliare, comunque è certamente un valore aggiunto per le squadre che allena. Anche a livello mentale, e qui mi riallaccio poi. Cioè, tu potevi perdere male, ma non era minimamente accettabile prendere tutti questi gol neanche contro una squadra come il Tottenham. Magari dici, ok, una serata storta, perdi 3-0, perdi 4-1, perdi 4-2, che ne so, te la giochi, poi crolli un pochino nel finale. Ma qui stiamo parlando del Bodø/Glimt. Cioè, tu dall'inizio alla fine hai fatto cagare, la fase difensiva è stata una cosa oscena, paurosa, definirei, paurosa, dall'inizio alla fine. E ogni riferimento veramente, perché Mourinho alla fine, dicendo quelle parole, intendeva scagliarsi contro determinati giocatori che lo abbiamo visto tutti, che ieri sera sembrava non avessero mai giocato a pallone, sto parlando di... Non mi va di puntare il dito, cioè io non sono uno che punta il dito e che dà le colpe di solito verso quello o quell'altro. Io penso che si vince e si perde tutti insieme. Ieri si è perso tutti, ovviamente, tutti hanno fatto schifo, però ci sono stati degli elementi che hanno fatto molto più schifo degli altri. E parlo di Kumbulla che oggettivamente non ne ha azzeccata una. Reynolds corre, sembra non sappia cosa farci con il pallone delle volte. Quell'impressione dà proprio. Sembra non sappia cosa fare con il pallone. Carles Perez fino al gol non riusciva neanche a stoppare un pallone e a saltare l'uomo. Il centrocampo non ne parliamo. Il centrocampo, se ci fosse stato o non ci fosse stato, sarebbe stata la stessa cosa, perché abbiamo giocato veramente in 6, 7 credo, la partita di ieri, contro 11. Tra l'altro, contro 11, una squadra che non aveva nulla da perdere davanti al proprio pubblico. Sì, magari dice, ok, loro sono abituati al freddo, loro sono abituati a giocare in casa sul loro campo sintetico, ma sono, cioè, sono cose che reggono per una minima parte del match, ma non è accettabile minimamente una prestazione simile. Anche se va a giocare su un sintetico, anche se va a giocare a 0 gradi. Cioè, sì, inizialmente puoi essere irrigidito, ma è anche normale, ma poi te devi svegliare, cioè ti scaldi poi, maledizione, in tutti i sensi. Quindi, cioè, delle prestazioni veramente... Ma quello che a me fa arrabbiare più di tutto è il fatto che tu non opponi resistenza in determinate situazioni. Prendiamo, che ne so, ma prendiamo di fatto tutti i gol, perché tutti i gol sono stati molto simili, quasi uguali sotto questo punto di vista. Primo gol, gli lasci fare quello che vuole, quello che vogliono. Secondo gol, peggio ancora. Tutti dietro,
ad aspettare che, come si chiama là, Berg, giocatore del Bodo, tirasse in porta e fulminasse Rui Patricio, che sinceramente è quello che questa sera ha meno colpe. Cioè, che gli vuoi dire a Rui Patricio? Nel primo tempo fa una parata, nel secondo tempo c'è chi dice su qualche gol, sull'ultimo gol ad esempio, poteva fare meglio, ma cioè, anche lui che vede una difesa così, ma come può sentirsi? Un portiere che ogni azione che fanno gli avversari, e con tutto il rispetto, ripeto ancora una volta, il Bodo Glimt, se li vede arrivare davanti alla porta, anzi, dentro la porta, perché ieri veramente un tiro, cioè, che ne so, abbiamo dovuto usare il pallottoliere, veramente, l'abaco per contare i gol. Quindi, cioè, che vuoi salvare? Che cosa vuoi salvare? Ripeto, l'atteggiamento che non va bene. Anche se stai perdendo, ma tu devi sempre dare il massimo, non devi mollare nulla, devi sempre reagire. E capisco anche che se lo dico io, da qua, insomma, da casa mia, sto seduto, è anche più facile parlare, anzi, è anche molto più facile. Poi bisogna andarci in campo. Ma io non nego questo, cioè, io non so le dinamiche anche mentali in campo di un calciatore, di quei calciatori che hanno giocato ieri sera, non le posso conoscere, però una cosa la so, che tu, quando prendiamo gli ultimi due gol del Bodo, tu hai appena preso un gol, cioè l'azione successiva, tutti fermi così a guardarsi l'azione, cioè, ma non è un allenamento, ragazzi, cioè, ne va proprio del vostro onore, della vostra faccia. È questo che io non mi capacito, che certi giocatori non riescono a capire, cioè ne va del loro onore, della loro dignità proprio. Chiaro e tondo, cioè è un concetto che non si discute secondo me. Quindi, cioè, di che cosa vuoi parlare? Della partita, che cosa vuoi dire della partita? Abbiamo preso un'imbarcata, appunto, inferiori sotto tutti i punti di vista, e veniamo al succo delle parole di Mourinho, cioè. Praticamente, Mourinho ha detto che ieri è colpa sua, il risultato di ieri è stata colpa sua, perché lui ha voluto dare spazio comunque, essendo la Conference League ed essendo anche una cosa lecita secondo me. Per quanto lui dice comunque che le riserve, che il gruppo di riserve sia inferiore al gruppo dei titolari, e su questo non ci piove. Anche lui crede che con una squadra come il Bodo Glimt, sì, campione di Norvegia, ma tecnicamente, almeno nei titolari, molto inferiore, ma non nelle riserve. Anzi, nelle riserve Mourinho afferma che sono stati molto superiori a livello proprio di qualità rispetto al nostro gruppo di riserve. E questa è una cosa gravissima, cioè significa che abbiamo delle riserve che è veramente peggio degli Scarpari. Cioè, chi abbiamo in panchina? Cioè, se ti si fanno male due o tre giocatori, tu giochi penalizzato, se questo è il concetto, ogni volta. Quindi non riesco a capire. E vabbè. Però Mourinho, secondo me, si fidava anche. Avrà pensato, ok, abbiamo giocato con la Juve, con i titolari. Domenica c'è il Napoli in casa, partita importantissima. Oggi gioco con il Bodo Glimt. È ovvio che oggi faccio un po' di turnover, maledizioni. Questi giocatori hanno calcato più volte un campo di calcio. Santo Dio, mi aspetto un qualcosa di buono, mi aspetto una vittoria. Mi aspetto una vittoria, ma quantomeno una prestazione decente. E invece tutto il contrario, giocatori che avrebbero dovuto dimostrare di meritarsi un posto da titolare, di poter far parte veramente del progetto Roma, del progetto Mourinho, hanno fallito, hanno veramente ciccato clamorosamente l'occasione. Anzi, hanno fatto tutto il contrario, hanno peggiorato la situazione, e hanno mandato in tilt un ambiente, perché in questo momento è innegabile che sia un ambiente in tilt, persone confuse, giocatori che veramente non sanno nemmeno dove siano di casa, e quindi credo che tanti di questi giocatori dovranno fare le valigie e andarsene. E di fatto Mourinho che cosa dice? Dice che questa è la dimostrazione del perché non fa giocare altri giocatori, e fa giocare sempre gli stessi. Quindi questa è una cosa grave, una bocciatura gravissima proprio.
gigantesca nei confronti di tali giocatori. E come dargli torto dopo la partita di ieri? Come dargli torto a Mourinho? Avrà sbagliato anche lui, magari avrebbe potuto buttare nella mischia i titolari prima, vedendo che proprio la situazione era, cioè, anche se sei andato sul anche se sei andato a riposo sul 2-1, quindi accorciando le distanze, hai quasi preso il 3-1 a fine primo tempo e lì già era un'avvisaglia, però io comunque ho detto, cavolo, accorci le distanze con il Bodø/Glimt, magari pareggia all'inizio il suo secondo tempo, passi in vantaggio comunque. Ce la si poteva fare, magari aiutando la squadra, buttando qualche titolare nella mischia. E invece no, cioè entrano i titolari e si fa ancora peggio, ma non perché sia colpa proprio direttamente dei titolari, perché mentalmente la squadra era proprio da un'altra parte ormai, da un'altra parte. Cioè, tu il centrocampo non è che lo potevi cambiare tutto e subito, è entrato Cristante, ma gli altri due erano dei fantasmi. Dei fantasmi letteralmente, cioè sono tante dinamiche perché tante persone hanno detto ok, ma allora sono entrati titolari e non abbiamo, anzi abbiamo fatto peggio di prima. Sì, è vero, ma non è colpa diretta proprio dei singoli titolari che sono entrati. Certo, neanche loro hanno brillato questa sera, ma era proprio la situazione mentale, l'atmosfera generale che era compromessa e che quindi ha lasciato strascichi anche su coloro che sono entrati successivamente. E di fatto, chiudendo il discorso Mourinho, cosa dice oltre al fatto che è colpa sua perché ha voluto provare, anzi era obbligato a fare turnover e quindi voleva dare spazio a giocatori, lui ha detto che si impegnano molto durante la settimana, però di fatto dopo dice che non sono minimamente all'altezza perché hanno meno qualità del Bodø/Glimt. Cioè, e poi dice ai giornalisti, adesso almeno non mi chiederete più. Perché faccio giocare sempre gli stessi. Cioè, il succo del discorso è questo. Tali giocatori hanno dimostrato di non essere all'altezza perché tu con una prestazione del genere, anche se successivamente magari migliorerai nelle prossime partite, non so cosa potrà succedere, tu ti sei rovinato con delle prestazioni del genere. Tu, inteso giocatore, che eri in campo ieri sera, che hai fatto una prestazione di cacca, ti sei rovinato letteralmente. E per chiudere il video, siamo a quasi 13 minuti, quindi già abbastanza lungo, ma nemmeno me ne sono accorto sinceramente perché sono le cose che dovevo dire, insomma, che mi sentivo di dire, quindi è volato il tempo. Speriamo che, ma anche se dubito purtroppo su questa cosa, speriamo che non lasci degli strascichi questa sconfitta, anche se conoscendo la storia della Roma e andando a vedere l'andamento della Roma dopo le batoste che abbiamo preso negli anni scorsi, insomma, non è ben augurante la cosa, diciamo, cioè, sì, col Napoli serve una reazione, ma secondo me almeno qualche strascico lo lascerà, anche nei titolari, perché l'ambiente si è macchiato, proprio l'ambiente Roma si è macchiato di un risultato a dir poco orrendo, osceno, clamoroso. Quindi, secondo me, qualche strascico ci sarà anche per quanto riguarda i titolari. Però spero ci sia una reazione di orgoglio, spero che il motivatore Mourinho, colui che lavora sulla testa dei giocatori, riesca veramente a farli cambiare da così a così, dalla partita di ieri alla partita di domenica, di dopodomani, praticamente alle 18, ovviamente, contro il Napoli, perché lì se poco poco fai un ventesimo della prestazione, cioè riproponi in quella partita un ventesimo della prestazione che hai proposto ieri in campo, ne prendi tre ne prendi, solo con un ventesimo di quello che hai fatto ieri, di negativo, tre ne prendi. Quindi vedete quello che dovete fare, che si gioca anche in casa, ripeto ancora una volta. Onore a quei 400 stronzi, tra virgolette, e capite il senso in cui lo dico, sono andati fin lassù, fino al circolo polare artico, al freddo, sostenendo la Roma, non abbandonandola mai. Io veramente, per quei pochi che mi seguono, lancerei un appello e spero che possa diventare più virale possibile. Rimborsate i biglietti e le spese a quei 400 tifosi.
Glielo dovete, perché dopo un'imbarcata simile, glielo dovete, rimborsate le spese a quei tifosi. E su questo chiudo, speriamo bene per il proseguio. E che dire, buona giornata a tutti, buon fine settimana, anche oggi è venerdì, quindi si entra nel weekend. Ovviamente ci vediamo più tardi anche con altri video riguardanti altri sport, e alla prossima, buon proseguimento a tutti.